Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Felicissima di registrare questo nuovo video e soprattutto di mostrarvi questa super novità. In breve vi dico subito che per chi non lo sapesse, io oltre a svolgere un'attività, cioè di network marketing, creo bigiotteria, decori per la casa, bomboniere, segnaposti, eccetera, eccetera. Oggi voglio mostrare alcuni dei bijou che ho realizzato e niente, li voglio condividere con voi. Qualora vi interessa qualche bijou in particolare, mi scrivete qui nei commenti o altrimenti mi contattate su Instagram in direct e mi dite, magari screenshottate l'immagine del bijou che vi interessa e vi dico quello che c'è da sapere. Poi magari se volete un bijou personalizzato, comunque con il materiale che ho a disposizione, comunque possiamo metterci sempre d'accordo e sentirci ovviamente sempre in privato. E niente, iniziamo subito. Sono super felice perché mi piacciono tantissimo. Quindi sigla! Eccoci qui. Allora, ci sono dei bracciali, delle collane e degli orecchini. Io inizierei dalle collane, che in pratica ne sono due, anzi tre direi, ma due sono quasi simili. Allora, c'è questo girocollo con perla perlata color turchese. Non so se si riesce comunque a vedere su un filo trasparente, quindi questo sarebbe il risultato. E questa la vedo molto molto bene per quest'estate, comunque per si spera che arrivano le giornate belle di caldo e quindi con una bella maglia scollata. Comunque questo girocollo, vi faccio vedere. Questo girocollo così su una bella maglia scollata e con questo colore fantastico turchese sicuramente sarete stupende. Altra collana, e ne sono tre di queste perché sono simili. Catena a maglia color oro con pendente punto luce. C'è pendente ovale e pendente rotondo. Io queste le adoro, le vedo sempre molto bene per le giornate di caldo. E un'altra collana simile con un pendente punto luce abbastanza grande. Vi faccio vedere. Ecco qui. Mi piace tantissimo anche su questa maglia dolce vita, semplice, a una tinta unita, questo punto luce così fa proprio un altro effetto. Bellissimo. Poi passerei ai bracciali. Ci sono bracciali in cordoncino che venderò a tre, eccoli, cordoncino bordeaux rosa e blu con pendente colorato. Questi qui sono bellissimi, molto freschi, molto vivaci, ma comunque è possibile personalizzare il pendente con una medaglietta simile a questa personalizzata con uno stampo personalizzato. In questo caso c'è scritto Love, Love Amore, che non si riesce a vedere per bene, ma comunque questo bracciale è tutto in perline. C'è così con perle un po' più grandi con stampa un cuore e
altre perline con quadrifoglio, quindi questo è un fantastico bracciale portafortuna. Quindi potete scegliere una stampa di questa e abbinarla al cordoncino. Ultimi prodotti, ultimi bijou sono gli orecchini. Passerei da quelli, vi mostrerei questi qui, fantastici. Da notare la monachella, ma non è chiamata monachella, l'aggancio è così. Quindi è super fantastico perché la monachella, se vogliamo, può andare via, mentre questo con questo aggancio automatico sicuro resta all'orecchio e sono bellissimi, un viola. Poi abbiamo quest'altri con questo colore, ormai si è capito che mi piace e adoro. Li adoro in estate, sempre stesso gancio per il lobo e con delle farfalle. Questa è madreperla. Poi abbiamo questi altri due, uno con un fenicottero e l'altro con semplici perline. Questo fenicottero ormai va molto di moda, quindi direi che sta benissimo per l'estate. Poi, vi mostro questi altri due orecchini a cerchio con pendente, perlina, scusate, e l'altro perlina e corno, portafortuna, cornicello, portafortune nei cerchi e altri cerchi. Con perlina e cuoricino, e se volete il cuoricino è possibile incidere una lettera oppure un quadrifoglio, un altro cuore, quello che si vuole, sempre in base al materiale a disposizione. Questi qua, infatti, come ce li ho io, qui ho il cerchio normale, quest'altro cerchio ho il cuore, ma non c'è nessuna stampa. Vabbè, poi ho la conchiglia e semplici cerchietti, ne sono quattro su questo orecchio, mentre qui c'è solo il cerchio. Io spero che questi bijou mi siano piaciuti, se vi ispirano contattatemi anche per un vostro bijou personalizzato e adesso a fine video vi metterò un primo piano di tutti bijou, così che possiate vederli meglio. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo. Ciao.